leggendo qualche intervista di David Nichols, ne ho trovata una in cui lui stesso definisce i suoi dei romanzi gentili. E penso che questo valore, no, del romanzo gentile, delle storie gentili, a volte vada un po', come dire, in un certo senso anche sottovalutato, come se fossero delle storie, come dire, più pop in qualche modo, non letterarie. E invece quello che è il senso e soprattutto l'effetto, l'impatto che i romanzi cosiddetti gentili hanno sul lettore, secondo me andrebbe molto più coltivato da parte degli autori stessi. E vorrei chiedere a David qual è secondo lui il senso del romanzo gentile, perché lui scrive romanzi gentili. I always think of the novels, whenever I finish them I think, oh my goodness, this is really dark and shocking and difficult, but and it's true that often the stories are a kind of, in my head, a kind of nightmare. What's the worst thing that can happen to this character? What's the worst possible thing that can happen within a family? What's the worst possible anxiety you can have as a middle-aged man or a teenager or wherever the protagonist is? What is the worst catastrophe that could befall them? Comincio a scrivere con quest'idea in mente? Assolutamente no, anzi talvolta molto spesso quello che ho nella mia mente è più un'idea magari angosciante, magari qualcosa di pesante, di un dramma particolare, così che nascono nella mia testa appunto le storie che poi scrivo nei miei libri, ovvero mi chiedo quale potrebbe essere una situazione da incubo per un personaggio come quello che voglio presentare ai miei lettori, oppure qual è la cosa peggiore che può capitare a qualcuno, magari a un cinquantenne, magari a un teenager, qual è la peggiore disgrazia che potrebbe capitare, oppure qual è la maggiore fonte di ansia per uno di questi personaggi. Ecco, questo io penso alle peggiori catastrofi possibili che possono capitare ai miei personaggi, però c'è sempre effettivamente poi questa gentilezza, questa tenerezza che emerge, perché è come se il personaggio poi volesse lui stesso migliorarsi e migliorare la situazione in cui si trova. Per cui ad esempio nel libro precedente che io ho scritto c'è appunto questo protagonista che vuole in qualche modo migliorare la sua vita, migliorare il suo rapporto, cerca di migliorare il suo rapporto con sua moglie e con suo figlio, che poi ci riesca o no, questo è magari discutibile, però ha delle buone intenzioni e cerca appunto di migliorarsi, ed è un po' quello che possiamo dire anche riguardo a Charlie, appunto il personaggio che è il protagonista di questo libro, che in fondo è solo alla ricerca di un modo migliore di vivere la vita. Avevo baciato solo due ragazze prima di allora, anche se si era trattato più che altro di collisioni facciali. La prima volta era successo nella penombra di una saletta durante la proiezione di un audiovisivo sulle rovine romane. Come lo snowboard e il tip-tap, l'arte di baciare non è innata. E non basta guardare gli altri per impararla. Inoltre, Becky Boyne aveva visto la gente baciarsi soltanto nei film di Walt Disney e teneva le labbra a bocciolo, picchiettandomi sul viso come un uccellino affamato. I film le avevano anche insegnato che un bacio non è un vero bacio se non fa rumore, per cui accompagnava ogni contatto con schiocchi simili a quelli che si fanno per imitare lo zoccolio dei cavalli. E gli occhi? Bisognava tenerli aperti o chiusi? Io li avevo tenuti aperti temendo che qualcuno ci cogliesse sul fatto, e guardando le immagini alle spalle di Becky avevo scoperto tra l'altro che i romani erano stati gli inventori del riscaldamento a pavimento. Invece, quando avevo limonato con Sharon Finlay, avevamo entrambi la bocca spalancata come squali voraci. Harper disponeva di una tana, una specie di bunker nello scantinato di casa sua, che il venerdì sera sembrava il rifugio antiatomico della Playboy Mansion. Harper vi organizzava festicciole scalmanate a base di DVD e birra corretta con l'aspirina. E una sera io mi ero appartato con la bella Sharon dietro il divano, tra ciuffi di polvere e mosche morte. Avevo scoperto così che la lingua è un muscolo potente, come le braccia di una stella marina, e la mia lingua si era azzuffata ferocemente con quella di Sharon, come due ubriachi che si incontrano in un corridoio troppo stretto.
Ogni volta che cercavo di sollevare la testa, lei me la tirava giù con forza nella polvere, come un pompelmo nello spremiagrumi. A un certo punto le era scappato un rotto, che le aveva gonfiato le guance, e quando finalmente ci eravamo staccati si era asciugata la bocca sul braccio. L'esperienza mi aveva lasciato scosso, con le mandibole indolenzite, qualche scoriazione sulle labbra e un lieve senso di nausea, avendo ingerito un bicchierotto di saliva altrui. Però ero anche stranamente eccitato, come dopo un inebriante giro di giostra, e non avrei saputo dire se volevo rifarlo immediatamente o mai più nella vita.